erano impermeabili. Esatto. No, penso che no, la raccolta è piccolina per la raccolta. Secondo me fa l'esalatore per l'umidità. Ha detto che è su più livelli. Serve esalatore qua. No, no, serve solo. Allora, appena ci siete tutti, così. Raccolta dell'acqua. No. Veniva poi fatta scivolare lungo le pareti e raccolta in queste canalette che andavano verso le vasche di cantazione. Esatto. Questa è la scala che conduce al livello inferiore, vieni con la torcia, diciamo, vediamo gli altri. Oggigiorno c'è un metro abbondante d'acqua. Intanto ecco l'arco, come vi dicevo, sesto acuto, come vi dicevo prima, tutti questi fori sono tutti fori, anche questi di captazione. Vedete,
E adesso tra poco sulla destra vi faccio vedere. Deve essere in una grotta naturale. Sì, infatti l'impressione è quella. E guardate anche, insomma, saprete che impiega centinaia di anni a formarsi una cosa del genere, quindi è un processo che in parte è ancora in atto. Tutta questa collina è una grande spugna di arenaria. Adesso vi faccio notare, in alcuni punti si vede proprio bene filtrandola, e poi veniva ed arrivava alle vasche che avete visto. Ma mi ridici per favore che il materiale... Questa è una concrezione di calcare, praticamente. Calcare, e poi c'è ovviamente... C'è anche lì quella... Che schifo! Perché non la ferma? Sì, si intacca tutto, perché... E siccome fumo passare, te vai nell'angolo, chi sei te? Mauri? Cioè, così, qua, pila in faccia. Stai lì che io passo, brava. Questa roccia, insomma, 500 anni fa, questa collina di arenaria piena di rivoletti d'acqua, che chiaramente... Thank you.
almeno abbiamo portato per qualcosa. Vedete che qui c'è un sedimento perché... Di lavina? Eh sì, poi so che hanno fatto anche... L'odore è un po' di fognetta. Un po' sì, perché... Adesso poi vi spiego meglio. Sempre per ma... caldino, però fa caldo. Almeno qua... Là. Ci fermiamo qua un attimo. Poi pezzioni, un po' di lamentose. Condotti, erano tutti condotti che sono, vedete, queste piccole acatelle, ma adesso le vedremo moltissime andando avanti. Erano tutte, esatto, condutture che confluono dei tubini e altre che invece, per esempio, provengono dai cortili, perché talvolta quando annaffiano arriva giù l'acqua. Adesso man mano mi fermo i vari punti e vi faccio vedere un po' di cose. Guardate comunque quanti ce ne sono, ma Un'entrata da sotto. Adesso aspetto gli altri perché vi volevo far notare. Adesso io mi fermo spesso che questo è ciò che resta di un antico lavatoio. Vedete che ha le arcatelle, anche questo costruito in laterizio. Aspetto gli altri così sentono anche loro. Questo lo si riconosce proprio per via delle arcatelle, quindi era il punto dove si arrivava, no, per lavare proprio anche il bucato, insomma, le operazioni normali. È interessante perché se guardate da questo lato, vedete che il colonnato qui è fatto a spigolo vivo. Portava un po' di acqua là. Perché chiaramente doveva resistere alla piena, anche quindi quando il torrente ovviamente era in piena e quindi la portata era maggiore, in questo modo poteva favorire la corrente. Esatto, un rostro con un'etichetta. Come le navi. Che non si capisce cosa è scritto. La più famosa gastronomia bolognese, Tamburini, che ci raccontava che ancora sotto ha un accesso sul lato, infatti si parlava, vedrete più avanti ce ne sono molte di più, è perché di notte poi fanno talvolta dei percorsi e quindi accendono queste cose, una cosa, fanno delle rievocazioni talvolta anche dantesche, hanno fatto moltissimi percorsi, adesso si va di moda una specie di recita che fanno, ne hanno fatto una anche l'altra sera, quindi adesso vedrete più avanti che c'è un muretto che è completamente tappezzato di candeline e poi forma fatta con il laterizio, vedete, messo così in chiave, no, per... Così ce ne sono diversi di questo tipo, sono quelli un pochino più antichi che si sono conservati, alcuni sono anche del 5-6, se no ci frammentiamo, vedete che c'erano degli accessi anche lì, quindi dei pozzetti, insomma, pieni. Qua cominciano le prime volte, vedete? Quindi un intervento diverso, cioè un altro momento. Ciao Topino! Finestra vera e propria
con le inferriate, che è stata proprio chiusa, poi più avanti c'è anche un'altra porta, adesso la vediamo. Prima arcata, guardate, ecco da qua, se volete fare anche delle foto, perché si vedono moltissime arcate a tutto Sesto, tutta praticamente una successione. Questo perché, come vi dicevo, sono anche interventi avvenuti in momenti diversi, quindi dal momento in cui una proprietà privata decideva di effettuare la tombatura, e poi è chiaro che durante i secoli queste cose si sono sommate, ci sono anche degli archi che si innestano quasi uno nell'altro, proprio perché l'intervento architettonico non è avvenuto esattamente nello stesso momento, quindi più strutture, certo, si sono sovrapposte. Qui sopra allora che cosa c'è? Ah beh, qui passa proprio il piano strato. Era qualcosa di diverso. Vedete che anche qua esagera adesso. Ci sono dei blocchi di arenaria. Vedete, la troviamo anche qua nel sottosuolo. Anche questo probabilmente era una specie di argine. Nella documentazione storica sono comunque documentate diverse piene dell'Aposa. I momenti in cui poi il torrente ha raggiunto la maggiore portata, ma parliamo l'arenaria, di nuovo il laterizio, ma un laterizio diverso, poi non parliamo ovviamente là del cemento, che sono interventi più moderni, ecco. C'è un punto, se lo riusciamo a vedere, se lo trovo, dove c'è ancora un graticcio di canne, che è il sistema che usavano un tempo per il, come dire, proprio a doccione, esatto. Ecco, questo è appunto ciò che resta, tutto questo percorso del ponte romano. Sì. Il ponte romano, appunto, praticamente è collocato in prossimità delle due torri, e siamo a una ventina di metri dalle due torri di fronte, e passava proprio, cioè supportava l'antica via Emilia, quindi il decumano di Bologna era appunto sostenuto da questa arcata. Qui troviamo una grande varietà di materiali da costruzione, a partire dal basso verso l'alto. Sì, c'è appunto un conglomerato con del cementizio e però del laterizio molto resistente. Questo è lo zoccolo, la zoccolatura del ponte, ed è la parte che doveva essere più resistente, perché era quella che doveva anche resistere alle piene. È stato provato che qui poi c'era una ulteriore copertura di altre pietre, che però sono state portate via nei secoli, o dalle, non si sa se dalle piene o comunque dalle persone che poi le hanno asportate. Su un primo livello di laterizio, guardate i mattoni messi a tamponamento, vedete? Sì, sì, questi sì. Sono tutti i tamponamenti che sono stati fatti. Su questa struttura troviamo blocchi in arenaria e blocchi in selenite. Allora, qui la selenite non la riuscite più a riconoscere nella loro struttura, ma quando torniamo fuori ve la mostro. Vedete che però brilla? Brilla perché questo è il gesso, perché la selenite è una roccia composta di cristalli appunto gessosi, come vi dicevo prima, e per effetto della, come vedete, no? Del filtraggio di queste gocce d'acqua, insomma, che hanno nel tempo ovviamente disciolto una buona percentuale di questo minerale, quindi di questa componente della roccia, trasformandola nell'aspetto e dando anche proprio a noi l'intervento di promette. Sì, sì, per della, esatto. E poi ecco, vedete che comunque era disposta in filari perpendicolari appunto di pietre, soprattutto di selenite. La selenite appunto utilizzata come dell'acqua, dell'umidità, la vedete un po' tutti questi archi, si vedono, ecco, però tenete presente che ha dei cristalli molto color, ecco, ecco lì la vedete meglio in quell'angolo, esatto. Poi è chiaro che la luce del giorno all'esterno si vedono molto bene, soprattutto la vedete nella base delle due torri,
soprattutto nella garisenda, perché la Sinelli è inglobata poi in una rocchetta successiva, però vedete bene ancora interno, e su c'è anche il condotto del scolo che ancora tra l'altro porta e questa è proprio la selenite, alla luce del giorno è grigio, grigio argento. Va detto che nel territorio bolognese c'è la più grande vena al mondo di selenite, cioè è una roccia che proprio esiste qua. Il gotico però, per le sue caratteristiche di resistenza, fu utilizzato evidentemente per supportare una anche delle prime operazioni di tombatura, e molti ponti venivano anche fatti con questo stesso sistema. Nel 4 e nel 500 ancora si usava, benché sia un tipo di architettura prevalentemente gotica, però in cosa uno contro l'altro. Arenaria, che questa, guardate che questa arenaria è plasmata dal flusso dell'acqua. Adesso aspetto anche gli altri, però ecco, qui siamo nel punto che vi parlavo prima, in cui sono stati fatti probabilmente degli argini in epoca tardo antica con dei blocchi di arenaria che hanno poi subito l'azione delle acque, che vedete ha scavato queste forme, insomma, queste parti all'interno della roccia. Adesso aspettavo l'altro gruppo. Vedete che lì c'è una porticina, che si accedeva. Quella sicuramente è un'abitazione privata. Sì, infatti adesso vi facevo vedere. Ecco, vedete anche qua. La presentazione. Ma poteva essere un servizio, un bagno, qualcosa? Poteva sicuramente. Perché? Metto gli altri perché. Queste archatelle che vedete qui lateralmente, che sono inglobate nella muratura, una, due, tre, erano appunto delle condutture che attraverso le quali confluivano le acque provenienti da altri canali, altre canalizzazioni minori, che comunicavano quindi con l'Aposa. E vedete come poi tutta la stratificazione si è sovrapposta in qualche maniera, perché sopra queste poi sono state costruite altre cose. Lo faccio quanto vuoi, ma ora che significa, è in supporto a camminare con una trattura per fare la tirare l'altra. Guardate anche qua, vedete quanto è lungo questo. Questo qua proprio bello di retta. Esatto. Quanti che non fa passare più okay. Vedete che tutto confluiva. Anni, per decenni il torrente Aposa è stato completamente abbandonato, quindi tutto questo tratto che voi vedete, il tratto urbano, era colmo. Il 3 agosto 28 Lambertini Ernesto, che fu evidentemente un muratore, qualcuno che ha fatto poi delle opere, degli interventi in questa sede. E qui sotto invece trovate un intervento, è stato cementato questo passaggio, perché la banda del buco, siccome ci troviamo in piazza Minghetti e sopra c'è la sede della Cassa di Risparmio, tentarono di entrare appunto da qui e di raggiungere il cavò, che tra l'altro è protetto poi da un involucro di cemento armato
però loro praticamente commisero questo errore perché avevano affittato una cantina, quell'ingresso che avete visto sì. Molto lontano da qui, lavoravano durante la notte col martello pneumatico e poi praticamente tutti i detriti, però anziché lasciarli, uno li avrebbe visti, perché come vedete in quell'epoca, parliamo già di un po' di anni fa, dovrebbe essere la opera, e li portavano qui e li mettevano in trattamento. Quindi dopo un po' è stato notato e li hanno chiamati per dire quando era la foto. Allora, a me dopo fa schifo, dopo mi vengono le mosse. Gli scarpi di là che... E c'hai da che lui scappa. Quindi se lo troviamo lì sotto e ci vuole un grand'angolo, qualcosa per poterlo... È un grand'angolo. Dai. 16:26. Vabbè, se ti sta succedendo. Dopo lei c'ha un po'.